di nessuno, non è che siamo qua per rubare, non è che siamo qua per fare brutta cosa, siamo qua per lavorare. Benvenuti sul mio canale. Il mio canale si chiama Occhio Bello. Welcome! Bonjour à tout le monde! Oggi parleremo ancora di sanatoria. Ho ricevuto dei messaggi, ho ricevuto delle email che mi hanno chiesto quali documenti portare quando si fanno le impronte presso la questura. Inoltre vi mostrerò un video molto importante. C'è un ragazzo che ha fatto ricorso presso la Corte Europea che tutela i diritti umani perché si trova in una condizione pessima. Ovviamente non l'ha fatto solo per se stesso, l'ha fatto per tutti i suoi amici che sono richiedenti asilo o rifugiati politici. Ma iniziamo con la sanatoria. Mi avete chiesto quali documenti servono quando si fa l'impronta alla questura. Prendete nota, servono quattro foto con il fondo bianco, quattro foto tessera col fondo bianco, la fotocopia del passaporto per chi aveva il passaporto, per chi aveva un altro tipo di documento di riconoscimento deve fare una fotocopia di questo documento di riconoscimento. Fondamentalmente sono questi documenti che dovete portare alla questura quando fate l'impronta. Poi serve eventualmente una marca da 16 euro. Con la ricevuta che vi ha dato la posta potete fare domanda di residenza e potete chiedere il codice fiscale, potete chiedere il rilascio del codice fiscale. Una volta che avete fatto l'impronta, passeranno dei mesi, dico io purtroppo, perché sapete che la questione è un po' lenta, la questione va un po' a rilento. Una volta che avete ricevuto la data di convocazione presso la questura per il ritiro del permesso di soggiorno, dovete prestare molta attenzione. Quando la questura vi consegna il permesso di soggiorno, dovete controllare il vostro nome, il vostro cognome, la vostra data di nascita e dovete controllare molto bene il luogo di nascita. Perché se ci sono degli errori e voi vi accorgerete molto dopo, cioè magari quando arrivate a casa, è già troppo tardi ed è meglio controllare sul momento. Controllate molto bene, se ci sono degli errori lo dovete dire immediatamente alla questura, alla persona che vi sta di fronte, in modo che questa persona possa correggere subito questi errori. Consiglio che vi do è questo: quando vi presentate in questura, presentatevi solamente 5 minuti prima, non 20 minuti prima, non 30 minuti prima, perché la questura raccomanda di non fare assembramento causa coronavirus.
rispettate il vostro orario di appuntamento, arrivate 5 minuti prima, ovviamente non arrivate dopo, però non arrivate 20-30 minuti prima come si faceva una volta. Adesso dovete rispettare l'appuntamento causa coronavirus. Spero di essere stata chiara. Se avete altre domande, mandatemi una email. Per quanto riguarda invece il video, vorrei tanto ringraziare il dottor Francesco Castelgrande che mi ha inoltrato il video. Sono molto contenta di condividere questo video con voi. Sono molto fiera del signor Giallo, che è un rifugiato politico che ha fatto denuncia presso la Corte Europea. La Corte Europea si occupa dei diritti umani. Ringrazio ancora il signor Francesco Castelgrande per questo contributo. Lancio adesso questo video, capirete il motivo per il quale il signor Giallo ha fatto una denuncia. Far male nessuno, non è che siamo qua per rubare, non è che siamo qua per fare brutta cosa, siamo qua per lavorare. È problema dove dormire, solo questo è il problema. Siamo a Boreano, in uno dei casolari occupati dai migranti stagionali impegnati nei campi. Insediamenti informali, così sono chiamati in burocratese questi ghetti senza energia elettrica né acqua corrente, in cui al momento vivono, si fa per dire, una ventina di persone. Tra loro c'è Diallo, il nome è immaginario, crudelmente reale invece è la sua esistenza. Come i suoi compagni fa il bracciante e ha anche il Green Pass. È ivoriano, ha 30 anni e risiede regolarmente in Italia dal 2009. Da allora ogni anno torna in Basilicata per la raccolta dei pomodori, ma tutte le volte ad accoglierlo trova una condizione al limite della dignità. E così stavolta ha deciso di rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, assistito dai legali Angela Bitonti e Sonia Sommacal, per chiedere la condanna dello Stato italiano per violazione dei diritti umani. È la prima volta in Basilicata che un rifugiato politico chiama in causa un organo giurisdizionale internazionale. Il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è stato possibile perché il ragazzo non ha un'altra azione interna, non ha un diritto soggettivo da poter azionare dinanzi a un tribunale, per cui nessuna tutela dinanzi agli organi giurisdizionali interni è possibile per questo lavoratore. I tempi sono lunghi, ci vorrà almeno un anno solo per sapere se il ricorso sarà ammesso o rigettato. Nel frattempo Diallo si trasferirà in Calabria per la raccolta delle arance, dove con ogni probabilità le sue condizioni di vita non miglioreranno. Intanto però la speranza dei suoi legali e delle associazioni per la tutela dei diritti dei migranti è che il suo gesto possa smuovere le coscienze degli amministratori che relegano la questione dell'eliminazione dei ghetti e della lotta al caporalato agli ultimi posti dell'agenda politica. Se i centri d'accoglienza non ci sono, a Venosa ce n'era uno e l'hanno chiuso, se ne fa uno a Palazzo ed ospita solo 200 persone, come si fanno ad accogliere le circa 1000 persone che vengono qua? Bentornati sul mio canale, avete visto il video? Spero che la Corte d'Europa dia molto presto una risposta al signor Giallo, e non solo al signor Giallo, ma a tutte le persone che stanno in difficoltà, a tutte le persone che si trovano in queste pessime condizioni, perché queste persone sono dei bravi lavoratori. Ricordiamoci tutti quanti che ciò che noi mangiamo, ciò che arriva nelle nostre case, sui nostri tavoli, le mele, le pere, i pomodori, le melanzane e tutto ciò che voi sapete vengono dalle loro mani, dai loro sacrifici. Tutti loro hanno diritto di avere una casa
un posto dove stare, dove poter dormire e potersi riposare. Non è giusto. Avete visto il video, avete visto in che condizioni dormono, in che condizioni stanno e come soffrono. Faccio tanti auguri a Francesco che mi ha inviato questo video e faccio tanti auguri a Giallo e tutte le persone che stanno in difficoltà come il signor Giallo. Ora non mi resta altro che ringraziarvi. Vi dico che volevo parlare anche del bonus per genitori che hanno figli disabili, ma purtroppo non faccio in tempo. Volevo parlarvi un pochettino del reddito di cittadinanza e un pochettino del reddito di emergenza e del bonus asilo nido. Ma ci vediamo al prossimo video. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Ciao da Flavia, Occhio Bello. Un'altra cosa, ricordatevi di iscrivervi e di mettermi un mi piace. Ricordatevi di condividere il mio video. Ciao e a presto!